Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Pietro gli si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Fino, non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito quel servo, trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: Restituisci quel che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: Abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle, andò, lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti ed andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu far pietà e aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore, lode a te, o Cristo. Dall'acclamazione al Vangelo dice: Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore, perché sono misericordioso e pietoso. Dal Salmo responsoriale, il Salmo 24, ricordati, Signore, della tua misericordia. E dalla prima lettura dal libro del profeta Daniele, accoglici, Signore, con tutto il cuore contrito, con lo spirito umiliato. Eh sì, cari fratelli e care sorelle, è vero, come dice nostro Signore Gesù Cristo, che verità, via e vita. E dice proprio questo: se noi non perdoneremo con il cuore i nostri fratelli, anche Dio non perdonerà a noi. Questo è quello che ci dice Gesù, cari fratelli e sorelle, l'avete visto? E aver ascoltato le parole della parabola dovrebbe farci riflettere. Noi non dovremo perdonare fino a 7 volte, no, dice Gesù, fino a 77 volte 7. Sia lodato Gesù Cristo e Ave Maria.